Nessun essere umano saprà mai cosa c'è dopo la vita, o meglio, dopo la morte, perché è di quello che alla fine si tratta. Io sono di questa idea qua, di cui poc'anzi ho parlato. Infatti credo proprio che l'esistenza, la vita, ecco quello che ci viene dato, sia uno dei misteri più grandi a cui nessun essere umano riuscirà mai a trovare una risposta. Io penso che nessun essere umano riesca a sapere cosa c'è dopo. Bisogna per forza di cose passare dallo stato di vita allo stato di morte. Non per rendersi conto, perché se una persona è morta non si rende più conto di nulla, però per, diciamo così, passare nello stato di incoscienza totale. A nessuno sarà mai concessa la possibilità di sapere cosa c'è dopo la morte, perché si muore, moriamo, gli animali muoiono come noi, e noi però rispetto agli animali abbiamo la religione, abbiamo i tre regni, inferno, purgatorio e paradiso, che ci siamo con sapienza inventati, seguendo quella che è la teoria cristiano-cattolica, la dottrina cristiano-cattolica che c'è in chi crede in Dio. Ecco, tutto questo per dire cosa, quindi, che in qualche modo, in qualche maniera, io sono convinto, ripeto al 100%, che nessuno mai, anche tra 30, 40, 200, 500, 700, 900 anni di tempo, riuscirà a fornire una risposta valida, concreta, e a dirci e a spiegarci cosa c'è dopo la morte, punto interrogativo. Questa è una domanda che rimarrà, secondo il mio parere, sempre in sospeso, una domanda che non avrà mai una risposta degna, corretta e soprattutto concreta. Sarà sempre una domanda inspiegabile a cui non si può e non si riuscirà mai a dare una risposta. La filosofia cerca di rispondere a questa domanda, a tale interrogativo, ma anche i filosofi, anche i primissimi filosofi, cercavano di trovare la risposta negli elementi naturali, Anassimandro, Anassimene, eccetera, eccetera. Poi si sono evoluti, ci sono stati filosofi come Socrate, personaggi che hanno visto nel pragmatismo una eventuale realtà che di fatto poteva eventualmente spiegare cosa ci fosse dopo la morte, ma nessun filosofo è mai riuscito a fare ciò. E sono passati, oggi è il 19 febbraio dell'anno 2018, sono passati più di 2000 anni, stando a quello che è l'attuale anno in cui noi viviamo. E in questi più di 2000 anni di tempo nessun filosofo, nessun essere umano ha saputo dare una logica, una spiegazione concreta, pratica, al perché si muore e al cosa c'è dopo la morte. È difficile, è complicato, è impossibile, me ne rendo conto io stesso, anche perché avere la capacità, la possibilità di capire e comprendere cosa c'è non è un'operazione da poco. Io so spiegare un fatto perché lo vedo. So spiegare perché si accende la luce, infatti so che c'è dietro un cavo elettrico nel quale passa l'impulso della corrente elettrica per cui si accende la luce. Io so che esiste un portatile che si accende e si spegne, so che dentro il portatile c'è la scheda madre, eccetera, eccetera. Ma non posso, non riesco e non troverò mai una risposta alla domanda: cosa c'è dopo la morte? Sì, un corpo muore, è vero. Sì, è vero, possiamo favoleggiare, possiamo pavoneggiarci dicendo sì, c'è un Dio che ci guarda, che ci osserva, che ci dà, diciamo così, i suoi giudizi, i suoi consigli, i suoi aiuti, eccetera, eccetera. Ma, e ripeto, ma, sono mere e subdole ipotesi quelle che noi esseri umani facciamo, che noi esseri umani portiamo a conoscenza degli altri. Ecco, io non sono quello che racconta fandonie, io sono quello che vede le cose come stanno. Io analizzo un fatto, una
chiamiamola realtà concreta e non astratta, seguendo quello che è il mio pensiero, seguendo quello che è il mio cervello e soprattutto dando quella che è la mia interpretazione personale dei fatti. C'è una realtà concreta, c'è una realtà visibile, c'è una realtà metafisica, c'è una realtà astratta, punto interrogativo. Ebbene, seguendo la religione cristiano-cattolica, o meglio la dottrina cristiano-cattolica, c'è. Ma io questa realtà ancora non l'ho vista. Mi auguro un giorno di poterla vedere, stando a quello che ci raccontano le sacre scritture, ecco, per dirla in modo molto breve ma efficace. Io non so cos'altro aggiungere, esimi utenti di YouTube. Mi piacerebbe immaginare che qualcosa ci fosse, e sono un cristiano cattolico, con tanto di battesimo, comunione, penitenza, quindi confessione, cresima. Non so se prenderò il matrimonio, ma penso proprio che non lo prenderò mai. Ebbene, quindi la mia domanda è sempre la stessa: cosa c'è dopo? Nessun essere umano, secondo la mia opinione personale, riuscirà a spiegare, riuscirà a rispondere in termini logici, diretti, tranquilli e facili a questo interrogativo, proprio perché la verità non è possibile da raggiungere. Si potrà raggiungere solo arrivando alla morte, ma arrivando alla morte significa entrare nella piena, nella totalissima incoscienza e inconsapevolezza, visto e considerato che, sotto termini scientifici, la morte non è altro che la cessazione biologica di tutte le attività che fanno parte di un qualsivoglia essere vivente. Quindi parliamo sia di un essere umano che anche però di un essere animale, come per esempio un gatto, un cane, un criceto, un topo. Parliamo anche però di batteri e di virus, ecco, questo lo tengo a specificare fin d'ora. Detto ciò, mi auguro, auspico che qualcuno troverà una risposta, ma sono convinto al 98% dei casi che nessuno mai riuscirà a trovare la risposta a questo interrogativo cruciale. L'umanità intera si domanda cosa c'è dopo, è preoccupata, si spaventa nell'immaginare che dopo magari non ci sia nulla. Quel magari è da intendere chiaramente con la parola forse. Quindi ripeto, perché magari, perché forse le persone, gli esseri umani, l'umanità intera ha paura di sapere che fine farà e quindi magari se potrebbe essere creata la religione, che è la pillola per far sì che l'essere umano viva felice, tranquillo e sereno l'esistenza su questo pianeta, che, come dico sempre, il Pascoli, Giovanni Pascoli, esimio letterato italiano, definiva come un piccolo opaco atomo del male, ovviamente in una delle sue preziose opere. Piccolo perché in confronto all'universo è un granello di sabbia, atomo perché, ripeto, è minuscolo, opaco perché l'atmosfera bianca, le nuvole rendono opaco a occhio visibile questo pianeta, del male perché all'interno è presente l'essere umano. L'essere umano che, secondo il Pascoli, sarebbe negativo, sarebbe, diciamo così, portatore di male. Secondo, ovviamente, Giovanni Pascoli, non secondo me. Grazie. Il video termina qua. Iscrivetevi se volete, commentate e tu che mi stai guardando e ascoltando, cosa ne pensi di questo che ti ho detto? C'è una realtà trascendente, c'è una realtà visibile che è questa, cosa c'è dopo la morte? Sono convinto che tu che mi stai ascoltando non riuscirai mai a trovare la verità a questa domanda che poc'anzi ti ho posto. Perché? Punto interrogativo molto semplice, perché bisognerebbe entrare nello stato di incoscienza per rendersi conto. Quindi bisognerebbe diventare morti. Ma diventare morti significa entrare in uno stato di incoscienza totale, completa, assoluta. E quindi niente, il discorso nasce e muore qua. Io, siccome mi definisco un filosofo concreto, pragmatico e soprattutto esistenzialista, ma con tratti pessimisti o pessimistici che dir si voglia, ti dico che dal mio punto di vista è una domanda la mia che rimane come tale, una domanda che rimane in sospeso, che non ha la risposta che cerca, che vuole trovare, che esige di trovare, di reperire. Grazie da Leandro Smelli, di nome è tutto, il video termina qua, un saluto, iscriviti, commenta e al prossimo video da parte mia.